sognare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Casa Marte, ascolto e chiudo, rido che c'è break humor. Non ti rilassare, non ce n'è per nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul po' di Casa Marte. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che viene onda tutti i giorni da lunedì a giovedì, che è oggi dalle 21 alle 23, che è adesso qui su Twitch con Daniele Doesn't Matter, che sono me, e Jimmy The Fear, che è l'uomo in giallo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E all'estrema destra o sinistra, dipende se avete lo schermo speculare o meno, Federico Alotto. Ciao ragazzi. Anzi, direi che visto che hai i capelli rossi sei all'estrema sinistra. Fantastico. Comunista. Sì, mi piace. E questa sera non parleremo di comunismo, ma parleremo dell'anziana truffata. Poi avremo un sacco di news flash. Passeremo subito dopo al genio del giorno, che è il o il pollo o la vita. Avremo oggi, quest'oggi, l'angolo della morte. E terminato l'angolo della morte, finiranno le notizie. Jimmy Giallo, che oggi sei Jimmy Giallo per me, perché è il giovedì casual. Che cosa hai mangiato oggi? Stupiscimi. Merluzzo. Stupiscimi, ho detto. Dì che è qualcosa di magico. Il merluzzo era pescato dove? Era fatto sul gelati del supermercato. In Alaska, a mani nude. Oh. Da una donna. Con le protesi. Con le protesi al posto delle mani o al posto delle tette? Al protesi al posto delle mani. E anche al posto delle tette, me lo voglio immaginare tettona. No, al posto... al posto di una tetta aveva un uncino, invece dell'altra tetta aveva una mano e al posto delle mani due tette. un abominio contro natura. È stato difficile infatti pescarlo. E anche prendere questa donna. Federico invece, il rosso mangiatore di bambini. Che cosa hai mangiato questa sera? Non ho mangiato bambini, ma questa sera ho fatto una cosa molto particolare. Ho preso delle verdure, dei funghi e dei broccoli, li ho saltati in padella, poi ho preso un uovo, l'ho messo dentro, l'ho girato, l'ho fatto un po' sfilacciato e poi ho preso gli spaghetti di konjac, li ho buttati, mi sono fatto dei noodle di konjac alle verdure. Non male, con o senza brodo? No, senza, per via appunto della dieta che sto facendo. Vabbè, il brodo era quello che dava la botta finale. Certo, sono carboidrati. Il brodo? Sì, comunque ci sono dei carboidrati dentro. Cioè, tu quindi fai bollire un pollo e da questo pollo fuoriescono i carboidrati? No, scusa, per me il brodo è quello di verdure. Ok. No, sì. Generalmente uso quello di verdure, avendo vegetariani in casa, quindi che è così. Quando si parla con me si parla sempre solo di carne. Bravo. E voi ragazzi, bombardate in questo momento la chat con quello che avete mangiato questa sera e se non vi ha soddisfatto con quello che avreste voluto mangiare questa sera. Fateci sognare. E noi intanto passiamo alle notizie del giorno. Come ho anticipato, la prima notizia si intitola L'anziana truffata e provate a indovinare di che cosa parla. Di un'anziana che viene truffata. Esattamente. Ci troviamo a Forlì e visto che sei così in vena di dare risposte creative, Fede, dov'è Forlì? Forlì, ci sono anche stato. Forlì è in Abruzzo. No. È in Umbria. No. È in Emilia Romagna. Praticamente stavi elencando tutte le regioni d'Italia. Prima o poi l'ho presa larga. Sì, hai sbagliato strada. Comunque, ci troviamo a Forlì in Emilia Romagna. I protagonisti di questa notizia sono una coppia di anziani che stanno trascorrendo serenamente la loro giornata, come sempre, come ogni giorno. Poi, improvvisamente, una telefonata sconvolge la quiete della coppia. La donna risponde al cellulare e una voce dall'altro capo del telefono dice: «Vostra figlia ha il Covid, sta malissimo, servono soldi per le cure più urgenti». A quel punto la donna è scioccata, mette giù la chiamata e prova immediatamente a chiamare la figlia per sapere come sta.
Niente, nessuna risposta. Il telefono risulta spento o, ancora meglio, la signora non riesce ad effettuare telefonate. Il telefono squilla nuovamente e la signora nel frattempo ha fatto una plastica. Ciao a tutti, Didi Materluv. Ciao Lanascio, grazie mille per l'abbonamento. Scusate Jimmy e Fede se mi sono interrotto, ma c'era il bot che parlava. Dicevamo, la donna risponde, il telefono squilla nuovamente e le persone dall'altro capo del telefono continuano a far pressioni alla coppia con la storia della figlia malata. A quel punto cosa succede? Immaginate questa coppia anziana che va in ansia, colti appunto da questo senso di agitazione, dal fatto che la figlia non risponde al telefono, cedono alle pressioni di questa telefonata e inviano alle persone della chiamata 26.000 euro in contanti e 150 grammi in oggetti d'oro. Qualche giorno dopo, l'anziana coppia riesce a rimettersi in contatto con la figlia, la quale cade dalle nuvole e dice: no, ma io non ho mai avuto il Covid, sto benissimo, chi vi ha fatto sta telefonata? Allora a quel punto è stata avvertita la polizia della truffa e immediatamente sono riusciti a risalire agli autori di questa truffa. L'inchiesta ha portato la squadra mobile di Forlì ad un bed and breakfast di Bologna, dove due giovani di 23 e 25 anni gestivano questo sistema di truffe. Sono stati recuperati circa 35.000 euro in contanti e un chilo e mezzo di gioielli. Madonna, un'associazione delinquere proprio. Una truffa. Hanno truffato ben 7 persone in Emilia Romagna. Ma con, appunto, non una roba random, era proprio un'associazione, cioè era proprio organizzata. Sì, sì, non è che hanno detto, sa, proviamo una volta e vediamo come va. L'hanno proprio fatto, sono riusciti a farlo 7 volte, a portarsi a casa 35.000 euro, abusando così della fiducia di poveri anziani che, inconsapevoli, dicono. Ah, tra l'altro, l'altra cosa curiosa è che perché la signora ha chiamato la figlia e questa non rispondeva? Perché questi qua che fanno queste truffe hanno anche dei sistemi per bloccare alcune chiamate dell'operatore telefonico, quindi la vecchiaccia che cercava di chiamare la figlia non è che non ci riusciva, gli era stato bloccata la chiamata in uscita verso la figlia con i sistemi elettronici che hanno questi tizi che fanno questo tipo di truffe. E le apriamo, non so se avete sentito questa notizia che oggi sta facendo il giro del web. È un episodio spiacevole accaduto a Napoli nel tribunale per minorenni. Durante la discussione di una causa si fa avanti l'avvocato Ilari Sedu, di 34 anni, proprio lui che state vedendo in foto in questo momento. L'avvocato è di origine nigeriana, ma è assolutamente italiano. Il giudice onorario, quando l'ha visto, si è insospettita per il colore della sua pelle e gli ha detto: ma scusi un po', ma lei è laureato? Mi faccia vedere un po' il suo tesserino? E a raccontare l'accaduto è stato proprio Sedu sul suo profilo Facebook, dicendo: sono sicuro che non si sia trattato di razzismo, ma di semplice idiozia. Quindi voi immaginate questa tizia, questo giudice onorario, che lo guarda e dice: il colore della tua pelle non mi convince tanto, secondo me la laurea non ce l'hai, fammi un po' vedere il tesserino. Allucinante sta cosa, comunque. Cioè, risposta, allucinante. Risposta da signore, sottolineo. Sì, infatti lui oltretutto si è trattenuto, perché davanti al giudice non è che poteva stare anche a fare polemica. Ha dovuto far vedere il tesserino, punto e basta. L'ignoranza non c'è mai fine. E stavo per dire proprio la stessa cosa. Tu, Jimmy, sei mai stato scambiato per una persona di colore? No, grazie a Dio no. Neanche da... diciamo come il... grazie a Dio? Ma no! Già mi basta quando il razzismo nei confronti dei terroni, mi devo aggiungere anche quello dei confronti degli immigrati. Ah, e comunque, in quel senso, comunque, grazie a Dio. Comunque io questa notizia qua io l'ho letta oggi sulla stampa, sulla stampa digitale, sotto c'erano tutti i commenti e c'erano dei commenti che erano veramente, c'era una tizia che diceva: avete poco da lamentarvi, avete mai visto un avvocato di colore? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma perché? Abbiamo visto Dio di colore, Morgan Freeman. Esatto.
Che tra l'altro, Dio di colore, sembra una bestemmia molto creativa. Passiamo ad un'altra notizia italiana. Con il brano originale Io sì Sin dell'omonimo film Netflix, Laura Pausini è stata candidata ai Golden Globes nella categoria miglior canzone originale. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 28 febbraio a Los Angeles e Laura Pausini è onorata di rappresentare l'Italia. Sono molto contento di questa notizia. Laura Pausini non piace a nessuno. Non credo di aver mai trovato una persona che mi dice sì, io ascolto Laura Pausini. Però effettivamente è una un'onorificenza avercela come rappresentante dell'Italia nel mondo. Ha vinto sempre un sacco di premi. Progetto avviato da Obama, ma poi caduto nel dimenticatoio, viene ripreso in mano da Joe Biden. La proposta è quella di sostituire l'immagine del presidente Jackson sulle banconote da $20, quindi in America, con l'immagine di Harriet Tubman, ex schiava e figura di riferimento per l'uguaglianza tra neri e bianchi del XIX secolo. Molto probabilmente questa cosa si farà, quindi cambieranno le banconote da $20. Benissimo. Benissimo, perché quelle di prima con Jackson proprio non le sopportavi. Beh, ma siamo nel 2020 e andiamo. Dai. Cosa dice? Mettiamoci i Pokémon, che siamo nel 2020. Infatti. Mi chiedo che cosa abbia fatto di male il povero. Cioè, non che non mi interessa, buon per la parità. Ma c'è un po' di razzismo stasera, Jimmy. No, sono d'accordo. No. Mi chiedo semplicemente perché, perché proprio lui. Jackson. Esattamente, cioè, perché non potevano togliere Washington o un altro, cioè. Che colpa ha fatto Jackson per essere tolto dalle banconote? Cioè, sì, che nulla toglie, ci sono d'accordo. Cioè, per me possono metterle in tutti i dollari, non è che la cosa mi incuriosisce per loro. Questa domanda che ti sei posto, Jimmy, effettivamente perché hanno scelto Jackson e non magari quello della banconota di un dollaro, banconota da $100, proprio Jackson? Vabbè, penso che Washington e Lincoln non si possono cambiare. Che sono quella di un dollaro e di $5, se non sbaglio. Però perché proprio Jackson? Jackson ha detto basta, fanculo, lo togliamo. Tanto non può lamentarsi. Cos'è la banconota da $20? Cos'è? $20, sì. Ma forse perché appunto è una banconota... Stai attento a quello che dici. No, di poco valore, quindi ci mettono sopra... No. Avrò fatto il discorso, se le mettiamo su un dollaro ci facciamo una brutta figura perché gli diamo poco la buona valore. 100 è esagerato, facciamo una via di mezzo, andiamo sui 20. Reazione diventata virale quella dell'attrice Kylie Cuoco, che viene anche lei nominata ai Golden Globes ed è stata registrata in diretta mentre lei scopriva di essere appunto nominata ai Golden Globes. L'attrice è stata candidata per il suo ruolo di protagonista in The Flight Attendant, nella categoria miglior attrice in una serie comica. Se siete curiosi, vi faccio vedere anche che reazione ho avuto. Oh my god! Poverina. Che carina che... Oh my god! Questa è la reazione che ha avuto appunto ed è diventata super virale sul web e tutti quanti la stanno condividendo. E a chiudere le notizie flash, atto di pentimento. Pentitevi. Un anonimo cittadino restituisce alla sovrintendenza archeologica di Pompei un frammento di Antesissa con tanto di scuse dicendo 50 anni fa ho asportato questo frammento, me ne vergogno e ve lo restituisco, scusate. Fantastico. Ma perché? Che 50 anni. Vabbè, comunque si è pentito. Ci ha messo 50 anni. Ha detto: che faccio? Lo porto o non lo porto? Lo porto o non lo porto? Dopo 50 anni si è deciso. Qualcuno sa dirmi che cos'è un pezzo di Antesissa? Ma se lo capovolgi un po' sa cena. Ante. Che fratello, nessuno. Boh, in Sicilia ce n'hanno un sacco di queste cose. Avete dei posaceneri costosissimi in Sicilia. Esattamente. Ma che ne so, sembrano tipo quelle facce che appendi nelle case delle nonne. Ora è un valore inestimabile, tutti fanno dell'antesista. Antesissa, ma credo che sia tipo o un movimento artistico o un periodo storico l'antesissa. Ante vuol dire prima. Sissa... Vuol dire sì, tetta. No, prima della tetta. Quindi è una sorta di copricapezzolo questa faccia. Sì, esattamente. Questa è la spiegazione scientifica
ufficiale. Noi del Doesn't Matter Podcast facciamo solo divulgazione. Allora, l'antefissa, e mi fermo a leggerti qui, caro Ado, perché l'antesissa, non l'antefissa, quindi scrivimi quando mi parlerai della cosa giusta. Il genio del giorno piacerà molto a me e Jimmy, ne sono sicuro. E appunto, per il genio del giorno di oggi ci troviamo a Pasadena. Dov'è Pasadena, Fede? A Pasadena è vicino a Los Angeles. Quindi in quale stato? California. California! Sono stato a Pasadena, più volte ci ho abitato. Vabbè, non ho chiesto la tua esperienza con Pasadena. Via Sierra Madre, un posto bellissimo. Meraviglioso, me lo segnerò subito sulla macchina da scrivere invisibile. Allora, per il genio del giorno di oggi ci troviamo a Pasadena, in California. La vicenda si svolge presso il Roscoe House of Chicken and Waffles, ovvero una sorta di fast food che si occupa di preparare waffle, ma soprattutto pollo fritto. A voi due piace il pollo fritto? Più o meno. Sì, dai, fritto gli mangi qualsiasi cosa. Vedi, Jimmy, che io e te andiamo d'accordo, te l'avevo detto, mi assicuro. Ma Federico non ha la cistifelia, muore se mangia pollo fritto. Se mangio pollo fritto mi esplode la testa. Tutto procede come un giorno qualsiasi, fino a quando un uomo si avvicina alla cassa delle ordinazioni e dice: voglio un sacco di pollo fritto, datemelo. L'uomo però non sta indossando la mascherina anti-Covid, e quando il cassiere gentilmente gli chiede di indossarla, di metterla, l'uomo dice di non avercela, ma vuole comunque il pollo. A quel punto, sempre mantenendo la calma, il cameriere dice: senta, io il pollo fritto glielo do volentieri, ma deve indossare la mascherina. Ma l'uomo non vuole sentire ragioni e comincia ad arrabbiarsi, finché la sicurezza lo obbliga ad uscire e lo riaccompagna alla porta. La storia potrebbe finire qui, ma invece no. L'uomo si ripresenta nel locale qualche minuto dopo, è armato di pistola, e dice: state tutti fermi o vi faccio saltare le cervella! A queste parole tutte le persone si paralizzano e lo lasciano fare, credendo che l'uomo cominciasse a derubare le casse piene di soldi del locale. Ma invece no. Il criminale non è interessato ai soldi o a rapinare i clienti. Il criminale vuole il pollo. Quindi si dirige subito in cucina e a quel punto punta la pistola al cuoco, estrae una borsa e dice: metti subito qua dentro tutto il pollo fritto che hai. Una volta presa l'aria furtiva, l'uomo fugge senza far del male a nessuno, senza rubare soldi, solo con il suo pollo fritto. E peccato però che non indossasse la mascherina neanche durante la rapina, così le telecamere lo hanno registrato, riconosciuto ed è stato arrestato poco dopo, senza riuscire a mangiare il pollo fritto. Vai. Allora, ad aprire l'angolo della morte di oggi tornano i VIP malati di Covid, e protagonista di questa prima notizia troviamo Maynard James Keenan. Il cantante statunitense ha comunicato di essersi ammalato per la seconda volta di Covid. Bella sta cosa, l'anno scorso abbiamo parlato di tutti i malati di Covid, quest'anno facciamo il bis sempre con gli stessi che si riammalano. Lutto invece per il mondo del judo. La campionessa Tiana Tola, 7 volte campionessa italiana, è morta ieri a causa di una miastenia grave dalla quale soffriva da 12 anni. Si è spenta all'età di 61 anni. Prosegue il tristo mietitore dell'angolo della morte e raggiunge Federico Roncoroni. All'età di 76 anni si spegne dopo una malattia. Era un professore, linguista e saggista comasco. E a chiudere l'angolo della morte... Ma non ho preso l'immagine di Paolo Ferrari. Va bene, non c'è la foto di Paolo Ferrari. E a chiudere l'angolo della morte abbiamo Paolo Ferrari, morto all'età di 86 anni, è stato il celebre fotografo che ha documentato le macerie della strage di Bologna del 1980. Adesso mi viene il dubbio... Tanto non lo conosce nessuno, è questo Paolo Ferrari. È uguale, sono due gemelli alla fine. No, credo che questo qua sia Paolo Ferrari e questo qua non è Federico Roncoroni. Insomma, manca la foto di uno dei due, però. Uno dei due, immaginatelo voi, che sono gemelli, tutti e due sono lui. Ci possiamo... assomigliamo molto comunque. Esatto, stessa posa, stesso vestito, stesso giorno. Ci consoliamo con il fatto che comunque possono non offendersi più.
Speriamo che vi siate divertiti. Noi ci rivediamo domani pomeriggio con questa live rimontata sul canale delle live. Alle 15 sul mio canale YouTube, che esce un nuovo video commento, ragazzi. Vi voglio puntuali domani alle 15. E il Doesn't Matter Podcast torna lunedì alle 21 con Dani, Jimmy e Fede.